La Pasqua cristiana nell'arte, a cura di Paola Campanella. I temi legati al periodo della Pasqua sono stati da sempre oggetto dell'interesse degli artisti e della prestigiosa committenza a loro indirizzata. I capolavori espressi intorno alle tematiche della passione, morte e resurrezione del Cristo sono stati tantissimi e ogni artista, pur quando si è avvalso delle regole, delle costanti iconografiche, ha di volta in volta inserito elementi di carattere individuale per fornire, anche attraverso dei semplici dettagli, la propria personale visione del mistero divino. Sappiamo dai Vangeli che Gesù morì sulla croce nei giorni della festa della Pasqua ebraica e secondo quanto scritto da San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, sappiamo che morì per i nostri peccati. Sempre Paolo ci dice che fu sepolto e il terzo giorno è resuscitato, secondo le scritture. La Pasqua cristiana, Pasqua di resurrezione, ha inizio con la visita al sepolcro da parte di Maria Maddalena e di altre donne. Saranno loro a scoprire il sepolcro ormai vuoto, l'alba del giorno dopo il sabato. Al Museo di San Marco a Firenze si possono ammirare gli affreschi del Beato Angelico. Il particolare presentato nell'immagine riprende lo sconforto delle donne di fronte al vuoto del sepolcro di Cristo. La presenza dell'angelo seduto sopra il sepolcro non sembra influire direttamente su di loro. L'angelo dice alle donne: "Non è qui, è risorto". E infatti il Cristo risorto è già nella luce, all'interno di una mandorla e sovrasta la scena, guardando verso l'osservatore presenta la palma e la bandiera della vittoria. Efficace narratore, il Beato Angelico fonde la sua profonda fede con la capacità di rappresentare, in un solo quadro, le componenti della rivelazione divina. La domenica, a tutti nota come Domenica delle Palme, dà inizio alla settimana di Passione. È un momento importante che l'arte pittorica non ha certo omesso di rappresentare. Gesù entra a Gerusalemme e viene accolto come il Messia da una folla festante al grido di Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. L'immagine qui presentata si riferisce ad un affresco della Cappella degli Scrovegni a Padova. Giotto ha rappresentato in modo straordinariamente nuovo per la sua epoca le reazioni degli uomini al passaggio di Gesù. Quello che colpisce maggiormente l'osservatore è l'azione premurosa di due personaggi che si arrampicano sugli alberi per prendere i rami da agitare al passaggio del Cristo. Altri si prostrano, altri ancora osservano muti. Anche l'asina che conduce Gesù sembra avere un'espressione. Sembra orgogliosa e appare sorridente, quasi come se fosse dotata di umani sentimenti e consapevole del suo ruolo. Giotto quindi interpreta il racconto del Vangelo, aggiungendovi la sua personale visione della vicenda attraverso alcuni particolari, che seppure non determinanti per la lettura dell'affresco nel suo complesso, sicuramente incidono nell'immaginario dell'osservatore, che accoglie il messaggio rivoluzionario dell'artista quasi inconsapevolmente. Del resto, già a partire da Giotto possiamo affermare che l'intuizione dell'artista concorre a formare il pensiero religioso, portandolo da una dimensione prima prevalentemente simbolica, pensiamo all'arte del periodo bizantino, ad una dimensione più comprensibile, perché ricca di elementi umani. Dal 1300 in poi sarà tutto un crescendo, dalla interpretazione michelangiolesca della Vesperbild, letteralmente l'immagine del Vespro, per finire con la tormentata immagine della croce nella sofferta visione di Dalì nel Cristo di San Giovanni della Croce. Gli artisti guideranno in modo più o meno evidente la visione dei fedeli nell'interpretazione degli eventi religiosi, che in questa breve trattazione riguardano il breve tempo intercorso tra l'ingresso a Gerusalemme e la resurrezione del Cristo. Tuttavia, è opportuno precisare che molte tematiche religiose hanno dovuto seguire un lungo percorso prima di poter raggiungere una più libera formulazione iconografica, e sovente gli artisti non sono, per così dire, potuti intervenire nell'interpretazione di determinati repertori, dovendosi attenere a determinate regole già codificate. L'artista, infatti, in passato, per poter trattare del sacro, doveva esserne un profondo conoscitore. Il fatto di prestare la propria arte per realizzare determinate opere di carattere sacro li obbligava a cercare di trovare il modo giusto di trasmettere un sapere, in armonia con le richieste della committenza e con le condizioni storico-culturali dell'epoca.
È opportuno a tal proposito riferirsi ad esempio al tema della crocifissione e alla sua evoluzione nella storia. Il Cristo già dall'inizio viene raffigurato tra i due ladroni. Il luogo, il Golgota, piccolo monte posto a nord di Gerusalemme, non viene invece inizialmente rappresentato. La rappresentazione della crocifissione si comincia a diffondere solo nel IV secolo. Infatti la croce come simbolo cristiano non si impone immediatamente. La croce dai primi cristiani era vista come uno strumento di tortura che i pagani avevano utilizzato per martirizzare Gesù e quindi non veniva rappresentata. Solamente dopo sorgerà simbolo dell'intera cristianità e si cominceranno a definire delle regole precise per rappresentare Gesù nella croce, già nel IV secolo. Con la soppressione della pena della croce ad opera di Teodosio, la croce cominciò a non essere più considerata come pena infamante. Una delle rappresentazioni più antiche la troviamo in un pannello di Santa Sabina a Roma, risalente al V secolo. Il Cristo è mostrato in posizione centrale ed è insieme ai due ladroni. È presentato gerarchicamente più grande dei due ladroni e anche se è crocifisso è però mostrato in piedi, che si regge in modo autonomo. Sul suo viso non appare sofferenza ed è vivente. Prima di arrivare ad una rappresentazione di un Cristo morto sulla croce, infatti, si dovrà attendere parecchio. Mostrare il Cristo morto, infatti, significava dare maggiore spazio al Cristo uomo, e a questo concetto si pervenne solo dopo un lungo periodo. Pertanto all'inizio avremo solamente rappresentazioni del Cristo cosiddetto triumphans, cioè trionfante, ovvero vivo sulla croce, con il capo ben eretto e gli occhi aperti. Già nel V secolo Papa Leone Magno aveva affermato la duplice natura del Cristo, sia umana che divina, ma si dovrà attendere il Concilio di Costantinopoli nel 696 per vedere rappresentato un Christus patiens al posto di quello trionfante. Anche i chiodi che avrebbero fissato Cristo alla croce cambiano di numero e da 4, 2 per le mani, 2 per i piedi, diventano 3. La rappresentazione del vestiario è altresì degna di interesse. Nelle prime raffigurazioni Gesù è rappresentato con una tunica a mezze maniche, il colobium, vedi Santa Maria Antiqua a Roma. Nel X secolo appaiono le prime rappresentazioni del crocifisso con un semplice perizoma. Certamente ancora si tratta di dipinti su tavola perché per vedere le prime realizzazioni di crocifissi lignei scolpiti si dovrà attendere l'epoca rinascimentale. Noti sono i crocifissi di Brunelleschi e Donatello che esprimono comunque due diverse concezioni del Cristo. Quello di Donatello esprime l'idea di un uomo comune messo sulla croce. Da questa rappresentazione all'indagine sugli aspetti anche psicologici del sentimento del Cristo uomo, il passo è breve. A tal proposito, non possiamo non prendere in considerazione il Cristo alla colonna del Bramante, dove Cristo, pur essendo presentato come un uomo ancora forte e vincente, un corpo perfetto di chiara derivazione classica, assume un'espressione di consapevole compartecipazione del dolore di chi lo osserva. Con Antonello da Messina l'espressività del Cristo assume spessore, il volto del Cristo è indagato a fondo in tutti gli aspetti che possono coinvolgere la sfera emotiva dell'osservatore. Prende corpo una visione diversa, sentitamente partecipata, che attribuisce al dolore del Cristo la dimensione del dolore universale. Quei volti, con quegli occhi che guardano dentro gli occhi dell'osservatore fino alla commozione, derivano da una profonda immedesimazione con la passione del Cristo Gesù da parte dell'artista, che, se distaccato, non avrebbe potuto giungere a tali rappresentazioni. Prima della Pietà michelangelesca è bene precisare che originariamente con pietà si intendeva la presentazione di Cristo morto da parte di uno o più angeli, oppure della Vergine con San Giovanni Evangelista. Riprendendo l'iniziale riferimento alla Vesperbild, occorre precisare che tale nuovo soggetto iconografico si diffuse in Europa centrale a partire dal XIV secolo. Il soggetto non faceva comunque riferimento a nessun racconto tratto dai Vangeli, ma nasceva dal presupposto della possibilità che a Maria fosse stato dato in braccio il corpo del figlio, una volta deposto dalla croce, e prima che venisse sepolto. Nasce così il motivo iconografico della Vesperbild, una delle rappresentazioni più commoventi e forti di tutta la storia dell'arte. La Pietà invece nasce con la rappresentazione michelangiolesca, che è senza dubbio la più nota e amata e che presenta una resa più morbida della Madonna del Cristo e una composizione piramidale.
Michelangelo dunque reinterpreta la Vesperbild attraverso una composizione piramidale. Maria è vista come il tramite tra il cielo e la terra. Per mezzo di lei il Cristo è giunto. Adesso che è morto ed è accolto dalle sue braccia si rivela nuovamente il disegno divino. L'avere compreso la composizione in una forma piramidale prelude forse, per l'artista, all'ascesa al cielo, che presto rivelerà che il destino del Cristo è risorgere. Ecco perché il dolore di Maria, seppure espresso, non è gridato, ma è composto. Ella mostra con una mano ciò che è accaduto, quasi a voler dire: guardate, guardate di cosa è stato capace l'uomo. Cristo, abbandonato tra le sue braccia, è davvero morto. Ma l'espressione di Maria ci dice che si tratta del compimento di un disegno divino e che Gesù risorgerà. La rappresentazione dell'ultima scena non può non tenere conto della visione leonardesca. Leonardo da Vinci, infatti, sconvolto l'iconografia preesistente che vedeva il ripetersi di un'unica formula nel momento dell'Eucaristia, a favore del momento in cui il Signore pronuncia la frase: qualcuno di voi mi tradirà. Da qui un susseguirsi di moti dell'animo degli apostoli che, scossi dall'inattesa rivelazione, si sentono coinvolti e rispondono ognuno a proprio modo. La cena in Emmaus, conservata alla Pinacoteca di Brera, ci porta alla rappresentazione di Caravaggio. La versione a cui ci si riferisce è quella successiva alla prima che è esposta alla National Gallery. Nell'immagine osserviamo un Gesù con il viso ancora sofferto dalle torture subite. In questa umanità riconosciamo la grandezza di Caravaggio, che ha saputo cogliere l'esatto punto di congiunzione tra l'umano e il divino, tra il dolore dell'uomo e la sapiente manifestazione di Dio, che ritorna tra gli uomini e che per farsi riconoscere è ancora profondamente aderente al linguaggio dei sensi dell'uomo. Altro grande interprete del sacro è il greco. Nell'agonia del Getsemani affronta uno dei temi più delicati della storia che precede la passione e la morte del Cristo. Il gruppo di apostoli dorme come all'interno di uno spazio ovale. In lontananza uomini con le lance sorretti da una sorta di turbinoso ciclone che forma una piattaforma obliqua. Lo stesso Cristo non sembra riconoscibile nell'espressione statica alla visione di un angelo che reca il calice d'oro, che si pone in aperto contrasto con la semplicità delle vesti di Gesù. Una pallida luna sotto le nubi ha la forma di un occhio, richiamerebbe forse l'occhio di Dio. Infine, il racconto della resurrezione. L'immagine di serenità espressa dal risorto del Bellini è forse la più incisiva per dare visibilità al ritorno della luce di Dio. Bellini la rende concreta attraverso la luminosità dei colori, la prospettiva e l'intensità dello sguardo che appare sereno oltre ogni umana possibilità. Sembra che l'artista abbia fatto di tutto per riportare attraverso elementi dell'universo conosciuto il sentimento della verità, che sembra quasi imporsi all'osservatore attraverso la pacifica espressione di un Cristo che torna trionfante e ci benedice.